Allora, venite con me in prima Tessalonicesi 5. Che c'è? Tessalonicesi. E io che ho detto? Tessalonicesi. Prima Tessalonicesi 5:16. Un giorno nella gara dei libri uno degli adolescenti ci ha chiamato il libro della Bibbia Tessalonicesi, e per me da quel giorno basta, è stato ribattezzato Tessalonicesi. Venite lì dal 5, leggeremo insieme verso 18 e 19. Avete preso? Togliamo Instagram, che non c'entra. Avete condiviso la diretta? Quando condividete la diretta, le persone lo vedono e magari seguono un gospel che non avrebbero seguito diversamente. Allora, dice così: in ogni cosa rendete, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù, il vostro Dio. Allora, una delle domande più inflazionate dopo quella della persona giusta, di ogni credente, qual è? Qual è la volontà di Dio per la mia vita? Cosa Dio vuole che io faccia? Cosa vuole Dio che farò? Non so qual è la volontà di Dio. Bene, oggi abbiamo la risposta. In ogni cosa rendete grazia, perché questa è la volontà di Dio per la tua vita. Quindi la volontà di Dio per te in questo momento e da ora per sempre è che tu continui a rendere grazia a Dio, continui a ringraziarlo. E ancora uno dei salmi più famosi, qual è? Andiamo nel salmo, veloce. Andiamo nel salmo, lo prendo anch'io nella mia bibbietta. Ok, salmo 34, giusto? Venite con me nel salmo 34, che dice: io benedirò il Signore quando? In ogni tempo. La sua lode sarà sempre sulla mia bocca. Io mi glorificherò, glorierò il Signore, e gli umili o gli afflitti udranno e si rallegreranno. Quindi qui dice: ringrazierò il Signore quando ne avrò voglia, vero? Dice: ringrazierò il Signore quando le cose andranno bene. Dice: ringrazierò il Signore quando la mia ragazza mi lascerà. Dipende, magari sì. Dice: ringrazierò il Signore quando perderò il mio lavoro. Dice: ringrazierò il Signore quando sarò malato. No, non dice questo, però dice, in fondo lo dice. Non dice questo, ma in fondo è così, perché dice: ringrazierò il Signore in ogni tempo, in ogni tempo, in ogni tempo, la sua lode sarà sulla mia bocca. In ogni tempo, quando le cose andranno bene, ma anche e soprattutto quando le cose andranno male. Cosa c'è di eccezionale nell'avere lode sulla propria bocca quando le cose vanno bene? Niente, lo fanno anche quelli che non conoscono Dio. E infatti c'è un verso in Romani che voglio mostrarvi, che dice questo. Guardate, qui parla dei non credenti, se volete ve lo riassumo io. E qui ci sta dicendo: le persone hanno modo di capire che Dio esiste. Dalla creazione, sin dalla creazione possono capire che Dio esiste, possono capirlo dalle meraviglie che fa, dalla vita, da tutto. Poi però si perdono in vani, e un'altra versione dice, e stupidi ragionamenti, e non lo riconoscono. E qua dice qualcosa di importante. Dice: gli uomini non hanno nessuna scusa, hanno conosciuto Dio, poi si sono rifiutati di adorarlo e di ringraziarlo, Quindi sta dicendo: le persone che non mi conoscono sono quelle persone che non mi adorano e non mi ringraziano.
Quindi tu mi dici, mi stai facendo capire che una persona che non conosce Dio, io me ne accorgo che non conosce Dio perché non lo adora e non lo ringrazia, giusto? Quindi Apostolo Paolo ci insegna che se, per riconoscere un credente da un non credente, lo riconosco dal fatto che lui andrà in chiesa se è credente, giusto? Dal fatto che sarà, accompagnerà le vecchiette ad attraversare la strada, dal fatto che non farà sesso prima del matrimonio. Sì, anche, che dici no? Dici no. E questa l'hai sbagliata, sì, sì, mi dispiace. Devi imparare a non essere secchione in tutto. Quindi sta dicendo che lo riconosco perché queste persone, le persone che amano Dio, che seguono Dio, che hanno capito che Dio esiste, lo adorano e lo ringraziano. E lo ringraziano in ogni tempo, quando le cose vanno bene e quando le cose vanno male. Non ho messo qui la versione che avevo io di Tessalonicesi, che dice: in ogni circostanza, Tessalonicesi si dice lì per casa, in ogni circostanza ringraziate il Signore, Dio vuole che facciate così. E fin qui ci siamo. Vivendo uniti a Gesù Cristo, non ostacolate l'azione dello Spirito Santo. L'altro verso che abbiamo visto noi prima, anzi mettilo quello di Tessalonicesi perché lo lasciamo lì, dice: non spegnete lo Spirito. Un'altra versione dice: non ostacolate l'azione dello Spirito Santo. E oggi vedrete, io vi farò una predica, non voglio dire veloce, non lo dico, mio marito ha fatto così, no, non lo dico, ma concisa. Non mi perderò in troppe chiacchiere, ma oggi voglio dimostrarvi con la parola di Dio quanto la lamentela chiude i cieli sopra di noi e quanto il ringraziamento li apre. Non ostacolate l'azione dello Spirito Santo. Quanti vogliono ostacolare l'azione dello Spirito Santo nella propria vita? Se vi dico lamentela, cosa vi viene in mente? Chi ha risposto? No, vabbè. Amore, dobbiamo fare qualcosa per sto ragazzo, però, seriamente. Cioè, già che, va bene che risponde a tutti, però vuole fare senso prima del matrimonio. Quindi... Comunque, ha ragione. Il popolo di Israele, il popolo di Israele. Oggi non ho avuto modo di proiettarvi la cartina, ma se avete modo di controllare nella vostra Bibbia, vedrete il percorso che il popolo di Israele avrebbe potuto fare se non fosse stato così lamentoso. È un percorso relativamente breve, che si sarebbe potuto percorrere, gli studiosi dicono, in circa 40 giorni. Chi si ricorda quanto ci hanno messo per percorrere tutto il percorso? 40 anni. E ti lamenti oggi e ti lamenti domani. Il tempo passa, il tempo passa e stai ostacolando l'azione di Dio nella tua vita. Il tempo passa e tu vai avanti e non ti rendi conto che la tua vita sta andando avanti ed è tu sei lì fermo perché continui a lamentarti, continui a non averne abbastanza e nel frattempo stai ostacolando l'azione di Dio nella tua vita con la tua bocca. Con la tua bocca. Sapete, sin dall'inizio, nei primi versi, quando dall'inizio che il popolo è uscito, parlo di Esodo 13, in cui il popolo era appena uscito, Dio stesso dice così, dice, la Bibbia dice, Dio non li condusse per la via del paese dei Filistei, perché benché fosse vicino, quindi la Bibbia lo dice, perché Dio dice, bisogna evitare che il popolo si scoraggi. Già lo sapeva che si sarebbero lamentati. Avete presente quando apparecchiate la tavola per non sentire vostra madre? Vi dice, oh, non apparecchi mai la tavola, non fai mai niente a casa. Cioè, avete presente?
Dio ha fatto più o meno una cosa del genere. Ho detto, vabbè, fammi evitare di andare da là. Secondo voi Dio avrebbe potuto sconfiggere tutti i popoli che c'erano lì nella strada più corta? Ovviamente sì, ma pur di non sentirli, gli fa fare un'altra strada. E quindi inizia così questa storia di questo popolo che vedete come triste. Oggi è conosciuto per il popolo più lamentoso della Bibbia. Vedete che tristezza. Questa storia inizia così, inizia con una lamentela. La parola grazia nella Bibbia, grazia, c'è scritta 116 volte, di cui 73 è riferito a ringraziare, ok? Questo significherà evidentemente qualcosa per Dio. Allora vi faccio vedere una cosa. Oggi non riusciamo chiaramente a leggere tutta la storia del popolo di Israele. Volete rimanere qua, la leggiamo tutta? Per me va bene. Però vi voglio leggere alcune cose e alcune volte vi leggerò anche semplicemente il titolo, ok? Sapete cosa credo? Che tante volte l'errore che facciamo, il popolo di Israele ci ha messo 40 anni in più del tempo che ci avrebbe dovuto mettere. Questo perché hanno sottovalutato l'importanza di quello che dichiaravano, l'importanza del ringraziamento. E io credo che molti di noi probabilmente hanno i cieli chiusi sulla propria testa, nella propria vita, proprio per lo stesso motivo, perché stanno sottovalutando il potere e la potenza del ringraziamento. Stanno sottovalutando il potere del lamento. Se oggi vi dicessi il lamento, il contrario di ringraziamento è sicuramente lamento, ingratitudine. Secondo voi è un peccato? Io non penso che la maggior parte dei credenti creda che sia un peccato. Perché magari pensiamo che fare sesso prima del matrimonio, adesso perché era l'esempio che è venuto prima, o rubare, o uccidere una persona, o come, perché c'è scritto no, onora tuo padre e tua madre, quindi non onorarli, o cos'altro, chi più ne ha più ne metta, farsi fare del male al proprio corpo con delle droghe o dell'altro, pensiamo che questo sia peccato, ma lamentarci non pensiamo che sia un peccato. Perché se noi lo pensassimo faremmo molta più attenzione. Probabilmente quando finirà questo gospel, la maggior parte di noi, senza rendersene conto, si sarà lamentando di qualcosa. Si sarà lamentando che forse oggi il gospel è durato troppo, che forse fuori piove, che forse avete messo la giacca troppo pesante, che forse era troppo leggera, che forse le sedie sono scomode. Senza renderci conto, ci saremo lamentando di qualcosa. Se noi pensassimo invece che la lamentela è un peccato, forse faremo più attenzione. Non pensate? Pensate o no? Bene, allora andiamo un attimo insieme a vedere cosa dice la parola di Dio. Allora, vi leggo io dagli inizi del popolo di Israele. Guardate, numeri 11, vi leggo solo il titolo. Mormorì del popolo, il fuoco del Signore. Questo è un titolo, numeri 11. Andiamo avanti. Numeri 12. Mormorì di Maria ed Aronne. Maria colpita dalla lebbra. Numeri 14. Incredulità e rivolta del popolo di Israele. Però aspettate, qua vi voglio leggere alcune cose. E dice che la comunità gridò di sgomento e alzò la voce. Il popolo pianse tutta la notte, piangevano e si lamentavano, tutti mormoravano contro Mosè e Aronne, gli dicevano: fossimo pure morti nel paese d'Egitto. Gli stavano dicendo: perché ci hai condotto fuori? Ci hai fatto venire fuori perché venissimo uccisi, stavamo meglio dove eravamo, perché ci hai tirato fuori da là? E si lamentavano, a un certo punto dicono: nominiamoci qualcun altro e andiamocene via.
Mosè e Aronne cosa fanno? Allora dice la Bibbia, Mosè e Aronne si prostrarono a terra davanti a tutta la comunità, ai figli di Israele. Perché si prostrarono a terra? Perché si prostrano a terra? Si prostrano a terra perché capiscono che con questa lamentela, stanno chiudendo i cieli sopra di loro. Capiscono quello che stavano combinando con queste parole negative. Andiamo avanti. Numeri 16, la famosa ribellione di Core. Questi leviti, quindi erano persone che servivano, iniziano, ed parliamo di 250 israeliti autorevoli, dice la Bibbia, si radunano contro Mosè ed Aronne e gli dicono: basta, cos'hai tu in più di noi? Tutti noi potremmo essere al tuo posto, perché tu dovresti comandare su di noi? E la Bibbia dice che iniziano a lamentarsi, e poi gli dicono ancora: ci hai tirato fuori per niente, e si lamentano. Cosa succede? Che il Signore a un certo punto vede queste lamentele e dice a Mosè e ad Aronne: separatevi da questa gente, io li consumerò in un attimo. E loro, Mosè e Aronne, cosa fanno? Si prostrano con la faccia a terra, perché hanno capito che il cielo si stava chiudendo sul popolo, avevano capito la gravità di quello che stava per succedere. E poi qua la Bibbia dice che su queste persone, quindi erano 250, si chiude il cielo, perché quando dico si chiude il cielo parlo delle benedizioni di Dio. Ma succede una cosa singolare, ve lo ricordate cosa succede? Si apre la terra sotto di loro, e qua dice: scesero vivi nel soggiorno dei morti e la terra si chiuse su di loro. Allora, se volessimo usare un simbolismo, in questo momento potremmo dire che la lamentela, la mancanza di ringraziamento, chiude il cielo sulle nostre vite, chiude le benedizioni sulle nostre vite, ma apre la terra per l'avversario, apre la terra per le avversità, apre la terra per una morte spirituale, apre la terra perché finiamo nel soggiorno dei morti. Chiude il cielo, ma apre qualcos'altro. Chiude il cielo, ma apre dell'altro, ok? Questo è quello che succede qui, apre la porta alle tenebre in questo caso. Ed è assurdo, perché tu dici: io vedo una cosa del genere, capisco che è sbagliato e mi ravvedo. No, il popolo, il giorno seguente, tutta la comunità mormorò. Ci potete credere? Mormorò. E morirono pure questi. In questo episodio 14.600 oltre ai 250 di là di Core morirono per la lamentela, per il mormorio. Però aspetta, il mormorio non è peccato, vero? Non è peccato. Uccidere una persona è peccato. La lamentela, la mancanza di ringraziamento, no, vero? Ok, andiamo avanti. Numeri 21. Questo cosa fece il popolo? Il popolo parlò contro Mosè, tanto per cambiare, e dice: ci avete fatto uscire dall'Egitto per il latte e miele, ma ancora non abbiamo visto tutto. Voi pensate che sto scherzando? Andate a leggere la Bibbia. Dice così. E poi dice: questa manna qua che arriva dal cielo tutti i giorni, che Dio ci provvede, questo piatto miracoloso, ci ha nauseato. Basta sti miracoli, basta, ci ha nauseato sta manna. Dice così. Cosa fece Dio? Mandò dei serpenti che mordevano la gente. Voi cosa avreste fatto? Io li avrei disintegrati, per questo io non sono Dio. Ma anche voi l'avreste fatto. Dio manda dei serpenti, questi serpenti mangiano la gente. E qui il popolo dice qualcosa di interessante. Si rende conto e dice:
Il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo peccato. Abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore, contro di te. Prega perché Dio possa allontanare i serventi. Quindi finalmente poi continua. Non voglio andare avanti con i mormori di Israele, ce ne sono tanti nella Bibbia, sembra divertente questa cosa, ma è così, è piena di mormori. Abbiamo peccato, la mancanza di fede è sbagliata. E quando ci stiamo lamentando per qualcosa, noi stiamo mancando il bersaglio. Dio vuole... In questo periodo con il passare del punto stiamo predicando tanto sul soprannaturale, perché noi vogliamo i cieli aperti, vogliamo vedere i segni di cui abbiamo parlato, di Marco 16, di coloro che credono. I segni significa che puoi venire liberato, che puoi venire guarito, che puoi avere una vita diversa, ma se questo non succede, evidentemente i cieli sono chiusi su di noi. Chiediamoci perché. Chiediamoci perché, e io è da tanto che sento forte questo, la lamentela, la mancanza di ringraziamento è sbagliata e chiude i cieli su di noi, li chiude, e vi ho fatto vedere cosa apre, eh? E sapete, se noi, io ho iniziato a fare questo esercizio e posso dire che da quando ho iniziato un po' di tempo fa, la mia vita in tante cose è cambiata. Tutte le volte che avrei voluto lamentarmi di qualcosa, ringraziavo Dio per qualcos'altro. Tutte le volte che avrei voluto lamentarmi perché stavo male, ringraziavo perché non ero morta. Tutte le volte in cui ero in una situazione difficile, ringraziavo Dio per chi ancora potesse stare peggio di me, di quanto io stavo bene. Oggi, quando venivamo qua, potrei pure farvi vedere il video che ho fatto, perché non ho mai visto niente del genere, l'ho mandato alla mia cellula. C'era una grandine così, ragazzi, io non esagero quando parlo, così. Così, amore, era così? Quanto un euro era grande? Così grossa sulla mia piccola 206, che io dicevo, mo crolla il tetto. Io mi sono anche spaventata, dicevo, ora crolla il tetto. Mio marito ha iniziato a dire, beh, Dio, ma quindi che facciamo? Però a un certo punto ci siamo messi a ridere con mio marito e dicevamo, mamma mia, meno male che non abbiamo una macchina costosa, perché sennò in questo momento saremmo morti. Immaginate, con una bella macchina nuova, la grandine, due palline da ping pong, boom, 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 cioè sarebbe distrutta. E ridevamo, dicevo, mamma mia, meno male che non abbiamo un BMW, sennò qua si sarebbe distrutto. E abbiamo iniziato a sorridere su questo. Però vedete, questo tipo di atteggiamento fa star bene voi, fa star bene voi, e non apre la terra sopra di voi, soprattutto quando questo atteggiamento è nei confronti di Dio. Dio mi ha mandato la grandine, tu lo sapevi che stavo andando al Double G a servirti, stavo andando per servire te, e tu mi hai mandato la grandine quanto le palline ping pong, bravo Dio, bravo! E noi ridiamo quando leggiamo la storia dei numeri, però ragazzi, seriamente, a volte noi facciamo lo stesso con Dio. E io da quando ho iniziato a fare questo esercizio mi sono resa conto di quante volte mi lamentavo, di quante volte ero negativa nei confronti delle situazioni, di quante volte non ringraziavo Dio di tutto quello che avevo, piuttosto che puntarmi su quello che non avevo. Il ringraziamento apre i cieli su di noi. Allora oggi quanti non vogliono che l'azione dello Spirito Santo sia ostacolata nella propria vita? Quanti vogliono che l'azione dello Spirito Santo, il sovrannaturale, i segni di cui parla in Marco siano presenti nella nostra vita? Ok, allora cambiamo atteggiamento, allora cambiamo abitudini. Non è solo un'abitudine, è mancanza di fede in quello che Dio ha fatto per noi. E adesso voglio farvi vedere, abbiamo visto come i cieli si chiudono. Ricordatevi questo, 40 giorni, 40 anni, cieli chiusi. Quelle persone che si sono lamentati, la Bibbia lo dice, Dio a un certo punto dice a Mosè, nessuno di queste persone vedrà la terra promessa.
E forse per questo ha dovuto aspettare 40 anni, perché quella generazione morisse 40 anni contro 40 giorni. Ricordatevi questo, perché questo può succedere nella tua vita. Quello che stai chiedendo a Dio, puoi avere la risposta, puoi vedere il risultato in così poco tempo, o puoi aspettare 40 lunghi anni, o puoi non vederla come loro non l'hanno vista. La lamentela, la mancanza di ringraziamento chiude il cielo su di noi e lo apre alle tenebre. Ma adesso vi voglio far vedere, arrivano buone notizie, come invece il ringraziamento e la fiducia in Dio li apre. Volete saperlo? Sì. Tu dici, ci hai fatto deprimere, ma facci sapere, è cosa bella. È importante, così sappiamo come. Allora, secondo Cronache 20, parla del re Giosafat. Chi lo conosce? Ma lo conosci? Mo voglio sapere se lo conosci. Ah, non bene, ti ho beccato. Il re Uzia lo conosci? Mo, beccato amore, ho beccato due re che non conosce. Fantastico. Due re che non conosce. Allora, il re Giosafat, a un certo punto vanno da lui e gli danno questa pessima notizia. Gli dicono: una gran moltitudine avanza contro di te per farvi fuori. Voi cosa avreste fatto? In teoria, non so voi, io me la sarei fatta sotto, giusto? Giusto o no? Solo io me la sarei fatta sotto? Quanti coraggiosi. Bene. Infatti anche la Bibbia ci dice che lui ebbe paura. E fin qui ci siamo. Ebbe paura, però subito dopo ebbe paura, dice nello stesso verso, dice: Giosafat ebbe paura, si dispose a cercare il Signore e bandì un digiuno per tutta Giuda. Va bene che ebbe paura, va bene. Nel momento in cui ricevi una brutta notizia, io non sto dicendo che quando ricevi una brutta notizia tu devi saltare di gioia, saresti falso in questo. Va bene che in quel momento tu hai paura, va bene che in quel momento puoi avere un momento di sconforto, ma subito dopo disponiti a cercare Dio, disponiti ad andare da Lui. E infatti Lui cosa fa? Si dispone, fa il digiuno e dice: Giosafat, stando in piedi nell'assemblea, in mezzo all'assemblea di Giuda e Gerusalemme, dice, e inizia tutto il capitolo, metà del capitolo, tutta una colonna, inizia a ringraziare Dio per tutto quello che già era successo, e dice una marea di cose. Dice: tu sei il Dio dei cieli, tu puoi resistere contro di loro, la nostra forza è nelle tue mani, quando ci cadrà addosso una calamità, davanti a te questo non è niente, le tribolazioni, tu ci sei. E poi dice, Dio continua così a ricordarsi tutto quello che Dio poteva fare, poi dice, noi non sappiamo cosa fare Dio. Ci stanno venendo addosso, sono più forti di noi, noi non sappiamo cosa fare, ma gli occhi nostri sono su di te, i nostri occhi sono su di te. Dopo un atteggiamento così, secondo voi i cieli saranno chiusi sul popolo? Saranno chiusi o no? No, Dio gli dice: non temete, non temete, questa battaglia non è vostra, ma è di Dio, è di Dio. E dice: questa battaglia non sarete voi a combatterli, ma state fermi e vedrete la liberazione del Signore. State fermi in cosa? State fermi in cosa? Ve l'ho letto prima. Giosafa, stando in piedi in mezzo all'assemblea, cosa fece? Si ricordò di tutte le meravigliose cose che Dio aveva fatto. State fermi nel ringraziamento, state fermi nel non lamentarvi, state fermi nel non avere paura, continuate a credere che io sono Dio e che io ho il controllo della vostra vita. Amen. Giosafat fa qualcosa di meraviglioso. Se non vi ricordate la storia, andate pure a leggerla.
Seconda Cronache 20. E qui è bello questo simbolismo, perché Giosafat chinò la faccia a terra, ma non come l'avevano chinata Aaron e Mosè. Vi ricordate, ve l'ho letto almeno 3 volte. Il popolo mormorò e Mosè chinò la faccia a terra e si prostrò. Ve lo ricordate quando ve l'ho letto? Per che cosa si stava prostrando? Per chiedere perdono per il peccato del popolo. Qui lui si prostra, ma dice, si prostra davanti al Signore e lo adorarono. E lo adorarono. E poi qui lui fa qualcosa di meraviglioso. Lui stabilì dei cantori e disse a questi cantori, voi dovete dire così, celebrate il Signore perché la sua bontà dura in eterno. Immaginate, sta arrivando la battaglia, io vi dico ora, stanno arrivando qua per ammazzarci tutti, però noi facciamo una cosa, ci alziamo, chiamiamo il pastore Giulio con la chitarra e ci mettiamo a cantare, celebrate il Signore perché è buono in ogni tempo, celebrate il Signore perché è buono in ogni tempo, celebrate il Signore perché è buono in ogni tempo. Quanti lo farebbero con me? 3. Grazie. Lo so, è follia, ma lui è questo che gli stava chiedendo di fare. E sapete la cosa meravigliosa? Cosa succede dopo? La Bibbia dice, appena cominciarono i canti di gioia e di lode, il Signore tese un'imboscata contro i figli di Amon, che gli altri, vabbè, che erano venuti contro di Giuda, rimasero sconfitti. Come in un altro episodio di Gedeone nella Bibbia, i canti di lode e di ringraziamento verso Dio confusero gli avversari che si uccisero a vicenda, confusero gli avversari. Oggi io voglio dirti una cosa, quando tu durante un periodo difficile, durante un'avversità, durante una battaglia nella tua vita, quando tu ti lamenti stai aprendo la terra sotto di te, quando tu lodi Dio, lo adori, lo ringrazi per quello che Lui ha già fatto, lo celebri in ogni tempo perché è buono, tu confonderai l'avversario, confonderai l'avversità che c'è nella tua vita e la battaglia sarà di Dio e Lui vincerà per te, vincerà per te. Per te, questo è quello che voglio dirvi oggi. Il ringraziamento, la lode a Dio apre i cieli su di noi. Apre i cieli su di noi e la Bibbia ce lo dimostra. Vi leggo solo un ultimo verso e poi pregheremo insieme. Perché tu dici, vabbè, sono storie del Vecchio Testamento, però tutto quello che mi hai letto, va bene, leggiamone una nel Nuovo. Atti 17, 16, 16. Verso 25, 16, 25 per chi sta prendendo appunti. Verso la mezzanotte Paolo e Sila pregando cantavano, cosa cantavano? Inni a Dio e i carcerati li ascoltarono. Ad un tratto ci fu un gran terremoto, la prigione fu scossa dalle fondamenta e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene si spezzarono. Qui succede un'altra cosa. Il carceriere si svegliò e visse le porte spalancate, sguainò la spada per uccidersi. Ecco qua un altro episodio in cui Dio apre le porte, in questo caso apre veramente le porte, non solo le porte del cielo, ma anche le porte fisiche del carcere, e un altro episodio in cui qualcuno rimane confuso per quello che stava succedendo. Quando, perché cos'è che stavano facendo loro? Ah, stavano giocando a uno in carcere, vero? Non avevo niente da fare, stavano giocando a uno. No, forse a Candy Crush. Ah no, non c'era il cellulare. Cosa si giocava ai tempi di Gesù? Con i turibuli, no? Come, eh? Con le pietroline.
a scarabeo, sì, con gli scarabei magari che c'erano in carcere. Quindi stavano cantando inni a Dio, celebrate il Signore perché è buono in ogni tempo. Stavano cantando a Dio e le porte del carcere si aprirono. Questo farà la differenza nella tua vita. E allora oggi, mi dispiace per chi non c'è, magari poi si ascolteranno la predica, però il messaggio che ho per voi oggi è questo: non ostacolare l'azione dello Spirito Santo nella tua vita. Non ostacolare, non permettere che Dio perda tempo con te, non permettere che tu perdi tempo con quello che stai proferendo con la tua bocca. Non permettere questo, perché questa è una nazione in cui c'è un'urgenza tremenda, tremenda. E noi non possiamo ostacolare l'azione di Dio nelle nostre vite. E allora iniziamo cambiando atteggiamento. Io voglio chiedervi di fare questo esercizio in questa settimana, perché vi renderete conto di quanto davvero ci lamentiamo, di quanto a volte siamo negativi, di quanto a volte ringraziamo poco Dio per quello che abbiamo. Io ultimamente lo sto facendo spesso, credo che ovviamente non viene da me, perché la nostra natura, potete togliere pure che adesso preghiamo insieme, la nostra natura non alla nostra carne non viene spontaneo non lamentarsi, perché noi di natura siamo fatti di carne, la nostra carne viene di lamentarsi, ma con lo Spirito Santo possiamo disciplinarci a non farlo. Io ultimamente, anche quando vado in bici, dico: Signore, grazie. L'altro giorno ero felice di essere in bici, ma ogni pedalata mi sembrava di scalare l'Everest. Dicevo: ma com'è? Ma io non mi ricordavo che era così faticoso andare in bici, ma e mi faceva un male. Ringraziavo Dio, però dicevo: grazie, con la bicicletta, che c'è il sole, che posso pedalare. Poi sono tornata a casa, mio marito mi ha detto: ah, ma sei andata in bici, ma ci sono le ruote sgonfie, come hai fatto a fare tutti questi chilometri? E poi infatti me le ha gonfiate. Oh, mi sembrava di essere Schumacher con la mia bicicletta. E infatti lì ho fatto un sacco di chilometri. Dicevo: ah, che bello, Signore, grazie ancora di più per la mia bicicletta gonfia e per il marito intelligente che mi hai dato, perché io non me ne sarei mai accorta. Quindi infatti dicevo: ma che strano, l'anno scorso in primavera, vabbè, niente. però dicevo questo: ogni giorno lo Spirito Santo mi fa sentire cose per cui ringraziare Dio, grazie che ho un tetto sulla testa, grazie che ogni giorno c'è cibo nel mio frigo, grazie che ho una chiesa meravigliosa in cui lodarti e non sono perseguitata per questo, grazie che posso adorarti a casa mia, non mi vengono a trovare ad aprire casa e uccidermi perché lo sto facendo, grazie che ho un marito meraviglioso. E a volte noi chiediamo delle cose a Dio, chiedi un marito per 10 anni, poi te lo dai e ti lamenti perché non è come lo volevi tu. E allora Dio dice: cosa devo fare? Poi gli chiedi il lavoro e poi non ti piace più quel lavoro e ti lamenti. Dio ti dice: ma tu me l'hai chiesto. E poi gli chiedi un bambino per tanti anni, poi Dio ti dà un figlio e ti lamenti perché piange e perché è malato, lo devi portare al pediatra. Capite? A volte siamo talmente concentrati su quello che non abbiamo che ci dimentichiamo di tutto quello che Dio ha già fatto, come ha fatto per il re Giosafat. Io non so se la storia sarebbe finita così, se lui non avesse reagito in quel modo. Probabilmente no.